Ciao, sono Luca e in questo video daremo un trucco per velocizzare e fare un salto di qualità in termini di forma fisica. Come sempre la chiave di volta per andare dritti al dunque non è tanto rispettare una scheda necessariamente numerica e dopodiché per appunto aspettando i risultati fra qualche mese, la chiave di volta è sempre la connessione mente-muscolo. L'obiettivo è arrivare al punto in cui riesci, che in teoria è una cosa che si fa già dal giorno 1, a sentire ogni volta che ti alleni, che sia a casa in palestra, come risponde il muscolo istantaneamente. Non è che io mi alleno per appunto meccanicamente, sollevo qualche peso così a casaccio, poi aspetto di fianco al camino che arrivi il risultato fra qualche mese. L'obiettivo per l'appunto è che io mi ascolti in tempo reale, mentre mi alleno sento effettivamente come i muscoli stanno lavorando in termini di contrazione, pompaggio, durezza, bruciore e quant'altro. È una cosa che si fa in teoria dal giorno 1, se io faccio così sento subito che i miei bicipiti sono molto più spugnosi rispetto al petto. Quindi fase 1 ti rimando il mio test, molto interessante proprio per migliorare la connessione mente-muscolo, ancora prima di impugnare un manubrio, un bilanciere come detto, e tutto questo anche per un discorso di sicurezza che non è un dettaglio e anche di divertimento. Se io mi alleno per l'appunto a casaccio, non sento niente, con l'unico obiettivo di sollevare più peso possibile, non posso ovviamente avere ottimi risultati. Tutto questo è molto concreto, non è astratto ed è anche molto più facile di quello che si pensa. Quindi il test permette per l'appunto di migliorare. Dopodiché fase 2, una volta che per l'appunto hai applicato il test, per l'appunto hai fatto il test la prima volta, lo applichi piano piano in ambito per l'appunto allenamento a casa in palestra. L'obiettivo è, mentre ti alleni, prova già da subito poi con il test ovviamente e fai le due cose parallelamente, un po' il test, un po' l'allenamento vero e proprio, senti come il muscolo risponde in quel momento lì. L'obiettivo finale nella fase 3 è arrivare al punto in cui tu sai con precisione come ogni tuo muscolo risponde diversamente, cioè come ogni appunto gruppo muscolare, petto, schiena, spalle e così via, risponde al meglio per quanto riguarda i giusti esercizi, il giusto numero di serie, ripetizioni, pause, strategia, super serie, preliminare, drop set, eccetera. Io lo so già per me, è una cosa che dal giorno 1, ripeto ancora una volta, in teoria si sente, e il test l'ho creato apposta per facilitare tutto questo. Se tu arrivi per l'appunto a quella consapevolezza, non solo dopo il tutto è molto più facile, divertente, sicuro, ma anche ovviamente molto più veloce, perché sai già come colpire il muscolo al meglio senza perdere tempo, magari seguendo teorie esterne che in teoria sono corrette, però non si applicano nel tuo caso o per quel tuo in particolare gruppo muscolare. Una volta fatto questo, poi nel corso del tempo arrivi una scheda più o meno definitiva con per l'appunto l'obiettivo di aumentare i carichi, che rispetta per ogni muscolo le differenze individuali: petto magari due esercizi in piramidale, tanto peso, poche ripetizioni; schiena drop set, 4 esercizi, peso medio; spalle magari in super serie, poco peso, 5 esercizi, eccetera. Lo sai tu per il tuo muscolo in particolar modo, sentendo come risponde. E se non lo senti, hai già un feedback istantaneo, e quello è il punto di forza mentre mi alleno, per sapere se quello che sto facendo non è efficace o meno. Se io faccio così non sento niente, posso fare 1000 ripetizioni, non vedrò mai per appunto risultati per il discorso bicipiti e quant'altro. Quindi è fondamentale essere lì con il focus. Quindi ti rimando al test, dopodiché sicuramente puoi fare un salto di qualità, velocizzare senza perdersi 1000 numeri o altre magari tecniche in teoria corrette che però non si applicano nel tuo caso. Ti rimando quindi al test, altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao!